se noi non ci caliamo presto nella realtà di questo campionato, credo che potremmo rischiare di fare come qualche anno fa, non mi ricordo, quando avevamo in Serie D quella squadra con tante figurine che poi però non si appiccicavano bene all'album. E quindi io ritengo che bisognerebbe che tutti si facessero un esame di coscienza, perché se l'atteggiamento è quello della partita di oggi, il primo responsabile è evidente che sono io, perché dovrei aver creato una squadra senza cuore, senza sangue. Cioè, questa non è una squadra di calcio, non è un gruppo, sono 11 ragazzi vestiti con una maglia che dovrebbero avere un pochino di senso di appartenenza, dovrebbero avere un pochino di rispetto e un pochino di amor proprio, soprattutto per chi li paga e per chi ci mette tutto l'impegno che, vi garantisco, ci mettiamo noi. Se tutti facessero questo, credo che i risultati non potrebbero essere paragonabili a quello che stiamo facendo, perché non è tanto aver fatto 3 punti in 4 partite, perché abbiamo esempi di squadre in tutte le categorie partite con altre ambizioni che poi devono registrarsi e quindi poter avere una squadra nuova un cammino un pochino difficoltoso, ma io sto parlando di quello che abbiamo messo oggi in campo. Ecco, io non ho mai avuto una squadra in questi 9 anni che ha fatto delle figure come quella di oggi. Giovedì dopo il secondo tempo di Sinalunga gli ho detto che ero disgustato. Ora il disgusto ha lasciato spazio all'avvilimento. Non sono neanche entrato nei spogliatoi perché non è abitudine farlo a fine partita. Magari si potrebbero dire delle cose o soprattutto fare che non rispecchiano né il mio né soprattutto lo stile di questa proprietà. Credo che se hanno qualcosa dentro si debbano guardare un attimino fra di sé allo specchio, magari riguardare questa partita se non sono deboli di stomaco e poi riflettere su quello che è il loro desiderio, perché se non hanno voglia di